Ti puoi sbrigare! Un giorno il pubblico non ne potrà più di aspettare e si incazzerà di brutto. Fossi una volta puntuale. Se invece di startene a letto con i tuoi gialli e cominciassi a prepararti un po' prima, non potresti fare tutto di corsa come fai. E non mi faresti saltare i nervi, perché alla fine chi ci rimette sono io. Soprattutto non rispondere, sai. Non darti la pena di rispondermi. Tu lo consumi quel letto. Avevi delle spalle incantevoli. E adesso guarda come sono. Pasta frolla. Ma un giorno mi stancherò, lo sai. E allora cosa farai tu? Su, sbrigati! E smettila con quelle ciglia, stanno bene, basta! Zazà, vogliamo mettere in moto le chiappe? Oh! Non si rivolga con quel tono al signore. Le Mercedes attaccano un'altra delle speranze. Mercedes non è l'amica del boss. Perciò, finito il suo numero, rientri in quinta. E poi una parola di più dimoscendo, semplice, non è giornata, intesa. Ricominciamo con i capricci? Capirai, per quello che faccio in questo spettacolo, potrei restarmene qui, seduta. Senti la malafede, fai tutto tu nella rivista, non ricominciare. Tu non mi scrivi più i miei ruoli che mi scrivevi una volta, perché mi ami di meno. È fatale. Dopo tanti anni di vita insieme mi fate ormai una scarpadente, non più come la regina del teatro. Ci siamo. E chi lo fermo adesso? Cosa mi fai recitare? Manucci, la pazza di Chaillot, Elisabeth la zittella. Ti pare galante far recitare Elisabeth la donna senza uomini a una signora? Un tempo mi facevi danzare la ninfa del cuor fedele. Un semplice puntino di conchiglie e un ramoscello di orchidee per Reggiseno. Certo, ma sai il pubblico quanto se ne sbatte delle ninfe? Non sono più di moda le ninfe. Ma sta zitto, il pubblico le andava in delirio. Non ho mai avuto successo come nella ninfa del cuor fedele. Era un quadro tenero, commovente, incantevole. Quando morivo vedevo la gente ai tavoli, in lacrime, col fazzoletti davanti alla bocca per trattenersi. Sì, ma la gente oggi vuole ridere sguaiatamente. Altro che mettersi il fazzoletto sulla bocca per trattenersi. Che vuoi dire? Niente, che non si può più continuare a ideare scene di ninfe. Piuttosto, vorrei dirmi che non ci sono più corpi adatti per interpretare le ninfe. Non ci sono più i ragazzini come il signor Ghislenegger Mantes o il signor Salomé von Liebig, con le loro coscette rachitiche, giuste per interpretare le ninfe. A proposito, fallo salire, signor Salomè, ha qualcosa da dirgli. Glielo dici giù, quello che gli devi dire. No, no, voglio che tu sappia quello che si permette di fare in scena il signor Salomè, mentre io canto. Chiamalo. No. Sì. Francis, faccia salire un attimo Salomè. Un giorno o l'altro, per colpa tua, questa baracca la dovremo chiudere. Solo allora sarai contento. Non morirò di fame. Sono un vero professionista io. Il mio pubblico viene per vedere me. Ingaggia pure delle abusive debuttanti, se vuoi. Quelle non disturbano le vere artiste. Oh, le vere artiste. A momenti, a tratti, di tanto in tanto. Ah, vieni un po' qui, bambina. Vorrei che il signor George leggificasse un po' i tuoi gesti durante il mio quadro della regina di Broadway, perché ormai fa qualunque cosa durante. Bene, vediamo un po'. Manda il nastro all'inizio di Strangers in the Night. Inizio scena, sta tranquillo. Comodo avere 20 anni alla coscia lunga, ma non basta prenderti del talento, mi capisci, scimmietta? Hai visto quello che fa? Che fa? Non hai visto? Lo fai apposta! Fa palloncini col giunto mentre io canto. E allora? Dice allora, con la fatica che io faccio, come posso sentirmi? Io questo lo riempio di botte, non può attirare su di sé l'attenzione del pubblico in sala con quella lingua scena mentre io canto. Capitano, in playback. Appunto, inseguire il playback, col sentimento, le intenzioni, la mimica che io ci metto dentro. Credi che non sia una fatica? Incominciamo col dire che non devi fare i palloncini col chewing gum. Un po' di contegno, santo cielo. Lui non recita con me. Se ne frega proprio. Come posso sentirmi a mio agio? Concentrati nella scena che devi recitare. Non perché facciamo un teatro di travestiti dobbiamo ignorare la drammaturgia. La situazione è questa. Sei un ragazzo che vaga nella notte e all'improvviso, tra la nebbia, ti
ti appare una donna che... che... una donna. Tu resti affascinato dal suo charme. E si domanda se non è un sogno. Beh, sì, ce n'è in materia. Lui non gli piacciono le donne, che ci vuoi fare? E questo si vede. Non dovevo essere noi a scagliare la prima pietra. Lo so bene, ma ci sono dei limiti. Una donna vera posso capirlo, ma una come me. Ora ha capito, vedrai che lo farà bene. Ora ha capito. Ah sì, ora ha capito, tu credi. Questi sono dei dilettanti. Il guai è tutto là. Comunque, chi non incomincia a farmi le palle, se no lo schiaffeggio in scena. Mercedes ha aggiunto 4 canzoni. Ma ti rendi conto? E al solito, più ne aggiunge, più divento a scena. Glielo sto dicendo. Sta per attaccare, stasera chi la do? Amore, in ginocchio, ti prego, precipitati, e che non canti stasera chi la do? Il mantello, subito! Il teatro se ne muore con tutti questi dilettanti. Io sono l'ultima grande professionista. Dopo di me, il nulla. Fa la brava. Il ventaglio, dov'è il mio ventaglio? Il ventaglio. Non posso cantare senza il mio ventaglio. Me lo faccio portare da Giacomo. Se non mantenessi il tono di vita che hai, potrei...
nascondi? Hai fatto un'altra sciocchezza? Aspetto un bambino. Anche! Hai messo un'altra volta Luisa incinta. Ma tu la vuoi distruggere questa disgraziata? Con questo è il settimo. È che mi piacciono tanto i bambini. E sei sicuro che a lei piacciono? Di meno. Come vuoi far carriera? Tu ti sfinisci, ti esaurisci nel procreare. Dimostri più di quello che hai. Guarda, sembri un cadavere. Un po' di ragionevolezza. Andiamo su. Che la Bardot ha fatto 7 figli. Si accomodi, signor Tabarot. Jacob! Cosa ti avevo detto? Non voglio che ci ritira le quinte. Sali su. Non essere volgare, Jacob. Guarda che vengo io a prenderti. Va a preparare la cena, fiammingo. Io sono Vallone. Allora il Vallone va a preparare per 2 con champagne. Oh, allora, tata. Oh, che c'è, Sherry? Ti hanno fatto piangere. Oh. E non smucinarla. Non si toccano le artiste. Sudista. Va a preparare la cena. Ciao, tata. Caro Tabarot, Mercedes ne ha combinata un'altra delle sue. Ha messo di nuovo sua moglie incinta. Questo non è serio. Non posso più tenerti. George, non puoi cacciarmi sui tuoi piedi. Come faccio a tenerti in sala? Perché? Ma perché non ragioni? Se tu mi hai spremuto un cliente che ti vuole rimorchiare, fino a procurargli un conto enorme di bevute, se nel momento di pagare vieni a sapere che hai 7 figli... Non lo saprebbe mai! Ma sì, figlia mia, qui siamo a Saint-Tropez, non a Parigi. Qua si sanno i fatti di tutti. È un mondo di invidia, di concorrenza. Non ho ragione, signor Tabarot. Assolutamente. Ho delle responsabilità, bambina mia, capisci? Non posso ingannare la clientela. È fondamentale. Ora, se tu non mi fai almeno 6 tappi a sera, il mio tornaconto va a farsi benedire. Mi diventi un peso morto. Vero, signor Tabarot? Assolutamente. Già, ma sindacalmente tu non hai il diritto di licenziarmi. Mia moglie è incinta. Allora ti tengo, ma come vuoi. Mai! È degradante. E le mie parrucche, i miei gioielli. Che me ne faccio? Dovevi pensarci. Prima di scatenarti nell'orgia domestica. Non potrò mai presentarmi in scena in giacca e pantaloni. Mi vergognerei da morire. E adesso, per favore, Harry, lasciaci soli che devo controllare l'incasso. Harry! Mi chiami Harry? Che orrore! Ma sai cosa ti dico? Preferisco mettermi nel giro dei protettori, ma come donna! Mi faccia vedere il Bordereau che non ho tempo. Meglio del lunedì l'altro, vero? Abbiamo fatto 10 coperti in più e la tavola del principe Philippe è alla 18ª bottiglia. Vado a vedere, Cabarot. Oh là là! Chi c'è ancora? Uno si è spogliato nudo e vuole salire sul palco a fare la danza dei 7 veli con le tovaglie. Caccialo via, dove si crede di stare? E chi è? Un americano. Dagli altri 5 minuti, non di più. Che genere di americano? Un giornalista di Vogue. Poi dagli qualche altra tovaglia se non gliene bastano. E Zazà che fa nel frattempo? Che parli con lui, cazzo? Sarà facile. Tabarot, vada giù anche lei. E dica a Zazà appena ha finito il numero di andare a omaggiare il principe Filippo. Ah, e come ce le cogliamo per il conto del principe? È alto? Beh, intorno al 1,5 milioni. Ti tolga il caffè. Tabarot, ti ho un assegno a Mercedes per il corredino e mandi dei fiori a sua moglie. Ma da domani Mercedes farà il maschio, dico bene? Assolutamente. Quando ho avuto il primo figlio, anch'io sono sceso dai tacchi e ho smesso di fare il travestito. Mi sono occupato dell'amministrazione del locale e da allora non ho più indossato una gonna. Zorba, che cosa fa ancora qua? Mi sono perso, cercavo l'uscita. Le ho proibito migliaia di volte di mettere piede nel mio locale. Non mi piace il tono del suo giornale e delle sue indiscrezioni. Siamo una grande famiglia unita, niente da indagare. Sono un giornalista, io informo. E lei non può impedirmi di informare. Che bisogno ha di spiare? Non ha che da pormi delle domande? Riassumo. Sono figlio naturale di Chirac, invece è tutto finito fra me e Platini. E per non perdere le sane tradizioni, per la spiaggia sempre dritto!
Jacob, porta qui e parte. Benissimo. Si vede. Siediti. E che vuoi da me? Champagne? Champagne. Lo sai che non mi piace. Un sorso. Sei bellissimo. Sei in forma. Hai un bel colore. Ti piace? E me lo chiedi. È in scena. Tra il suo numero e la fine della rivista ne avrà per 2 ore. E con i cambi rapidi in quinta non hai il tempo di salire su. E Jacob? Gli ho dato la serata di libertà. Ne aveva diritto. Mi sei mancato molto. Davvero? Mai siamo stati separati così a lungo. Almeno era bella l'Irlanda come si racconta. Stupenda. La pioggia, la nebbia, un sogno appena si esce di qui. È andato tutto bene? Tutto. Hai fame? No, no. Anche tu sei in forma. Quando sei con me, sempre. Una tartina, e te la inculo io. Sai, non posso restare a lungo. Questa sera? No, qui. E qual è il motivo? Mi sposo. Questa sì che è una bella notizia. Volevo scrivertelo, solo sai, in una lettera. Moglie? La piccola di Alafua? Sì. Ma non è una cosa seria. Serissima. Vi conoscete da 4 mesi. Andate 2 mesi in vacanza e vi sposate. Ti pare serio? Questa volta sì. Ho proprio l'impressione di sì. Non avrei dovuto lasciarti andare in vacanza in Irlanda. Deve esserci un clima troppo afrodisiaco. Lo avevamo deciso già da prima. Ah, mi è venuta fame, sai? Credevo di darti un dispiacere. E invece vedi che allegria. Non vorrai distruggere la mia felicità. Hai un linguaggio da telenovela, ragazzo mio. E poi stammi a sentire. Ne ho abbastanza di passare per il tuo gigolò. Nessuno ti prende per il mio gigolò. Ma sì, papà. Tutti credono che io sia il tuo giovane amante. Ma se mi precipito a presentarti a tutti. Ecco mio figlio. Conoscete mio figlio. E poi la razzia di ragazze che fai dovrebbe cancellare ogni dubbio. Perché diciamolo, te le sei fatte tutte. Ma se me le avessi tu nel letto. A 10 anni le trovavo dappertutto. Sotto il cuscino e persino fra i giocattoli. Non è mai troppo presto per imparare. E allora non lamentarti, ci sei riuscito troppo bene. Non mi lamento, trovo soltanto che sei troppo giovane per sposarti. E lei quanti anni ha? La mia stessa età. Sì, ma una donna giovane è molto più matura di un ragazzo. Tu dovresti aspettare 5 anni almeno. Quando lei sarà ancora più matura di me, è inutile.
La stessa età per una coppia è un'occasione difficile da trovare. E vuoi trovare casa da queste parti? Mai. E perché? È impossibile, con la casa folle e perversa. Perché? Esce dal convento la tua amichetta? Non è per lei, è per i suoi genitori. I suoi genitori sono in qualche ordine religioso? Tuo padre si presenta alle prossime elezioni legislative. E con ciò? Qui, nella nostra regione. Benissimo, l'avremo sotto mano. Il suo partito è SPC. SPC? Socialisti Provinciali Cristiani. Sigla vincente, basta da sola far campagna elettorale. Il loro motto è famiglia, morale e progresso. Ti sembra poco compatibile con la gabbia delle pazze? Non ne vedo il perché. Una famiglia lo siamo, il morale l'abbiamo, quanto al progresso siamo al massimo. Dicevo la morale, al femminile. Ragione di più, rappresentiamo l'apoteosi del femminile. Il loro gruppo ha chiesto la chiusura di tutti i locali di striptease. Non ti dico altro. Ah! Bella gente che frequenti, bravo! E poi non siamo obbligati a conoscere la tua bella famiglia. Invece, purtroppo... Purtroppo? Bisogna incontrarla. Vorrei capire che cosa vuoi fare. Mi vuoi presentare e nello stesso tempo mi vuoi nascondere. Spiegami. Voglio presentarti. Un momentino. In modo che io non abbia il tempo di fare sciocchezze. È normale che vogliano conoscere la mia famiglia. Perfetto. Andrò a prosternarmi dove mi dirai tu. No, non ti devi disturbare. Mi sto sforzando di capire. Ci metterò un po' di tempo, ma ci arriverò. Non potevo fare altrimenti. Lui presiede un meeting a Toulon, giovedì, e un altro a San Raffaele domenica. Mi ha detto, potremo cogliere l'occasione per conoscere i tuoi. E cosa dicevo? Bisogna pure che passino la notte da qualche parte. Che passino la notte da qualche parte? Non c'è una camera libera in tutta Saint-Tropez. Un minuto fa mi hai detto che una volta sposato mai e poi mai ti saresti stabilito da queste parti. Sì. Cos'è questa? Una porta. E dove porta questa porta? Giù, al locale. E cosa ne facciamo di questa porta? La si nasconde. La si nasconde? Come? Si mette un mobile davanti e non la si vede più. E per scendere nel locale? Non si va giù, non c'è più il locale, è solo per 3 giorni. Oh, sono diventati 3 giorni. Insomma, 2 o 3. Ho messo al mondo un deficiente. Per 3 giorni puoi tranquillamente lasciare che la baracca vada per conto suo. L'ingresso è indipendente e nascosta a questa porta nessuno penserà che ci sia un rapporto con i locali dei travestiti. Sebbene... Sebbene? Bisognerà fare qualche adattamento. Perché ci sono cose che possono non piacergli. Qua e là, qualche cosina, qualche dettaglio. E in tutta questa commedia io che ruolo devo recitare? Come sarebbe? Tu sarei qui a riceverli. Sì, ma non come proprietario della Casio Ford, suppongo. È ovvio. E allora, sotto quale veste mi hai evocato presso i tuoi amici? Di. Ho detto... Di, mi tengo forte. Ho detto che sta al Ministero degli Esteri, anche d'Orsay. Bello pulire delle ambizioni per i propri genitori. E che cosa faccio al Ministero degli Esteri? Sono stato vago, funzionario del Ministero degli Esteri. Io che non saprei dire qual è la capitale della Bulgaria. Non vedo perché dovrebbero chiederti qual è la capitale della Bulgaria. Per questo sono cose che non li riguardano. Dovevo trovarti una posizione che li impressionasse favorevolmente. Perché li dobbiamo impressionare anche favorevolmente. È preferibile. È gente che vale qualche decina di miliardi. E io sono in mezzo a una bella schiera di pretendenti. Mi sarei visto meglio come ufficiale di carriera a distanza in Africa. Il padre antimilitarista sarebbe stato controproducente. Credimi, il Ministero degli Esteri va benissimo. Agli esteri si può essere funzionari oscuri ed importanti. La carriera diplomatica dà tono a tutto. E quando approderanno qua i signori? Verdi. 3 o 4 giorni. Sono più che sufficienti. Ti domando ancora una cosa. Ancora? Personalmente a me non dà fastidio, papà, ma se tu potessi un po' controllarti, niente, eh? I gesti, il modo di camminare, la maniera di parlare e anche il vocabolario. Andrò a riciclarmi alla Berlitz. Puoi tranquillamente controllarti se vuoi. Viviamo in un'epoca in cui non ci si può fossilizzare nel proprio ambiente. Bisogna pure gettare un'occhiata fuori, Altro? Altro.
se c'è il Ben è la fine. Se poi quelli vedono Jacob, se ne vanno su due piedi. Vuoi distruggere l'equilibrio domestico di tuo padre solo perché sbarcano qui degli extraterrestri? Io li invito. Vengono a casa mia e mi prendono per quello che sono. Giusto. Ma loro non prenderanno me. Ma che razza di gente è questa? Non sono mai usciti. Avranno visto una volta l'ultimo tango a Parigi. Bisogna prenderli per come sono. E in tutto questo la ragazza avrà pure lei un qualcosa da dire. O è una zucca vuota o che cos'è? Ti prego. No, ti prego io. Rapiscila, mettila incinta come si fa da che mondo è mondo. E i cari genitori se lo prenderanno nel culo. No, papà. Perché no? Lei non ci sta. Ti ama? Mi ama, ma non può farlo. E perché? Perché sua sorella maggiore è andata a vivere con una levatrice israeliana e questo ha già compromesso la carriera politica del padre. Il mondo è una fogna senza fondo. E quindi è due volte impossibile. Ma almeno lei sa da dove vieni tu. Non ho avuto il coraggio di dirglielo. Mio figlio è uno spiazzato. Nel momento in cui la sua generazione mette in discussione tutto, proprio mio figlio si piega davanti a più veteri tabù. Invece di gridare con fierezza di avere un padre sessualmente libero, ha l'aria di volersene scusare. No, mille volte no, non voglio pagare io per la levatrice israeliana. Da bambino non ti ho mai chiesto niente, né un gelato né un giro sulla giostra. Avrei dovuto continuare su quella strada. Scusami se ti ho disturbato, non sposerò Muriel. D'altronde è meglio così. Quando si viene al mondo da una famiglia che ha una sua tradizione, bisogna seguirla, quella tradizione, eh? Buonanotte, papà. Allora, ascolta, allora. Allora. Abbandonare il locale, murare le porte, virilizzare il decor, ripudiare Albert, mascolinizzare Jacob, riciclare me stesso. E tutto questo per venerdì. Meno male che ho 4 giorni. Fish gotta swim. Risultato, quando ho demolito un bicchiere di vino, bel divertimento. Tu invece
selvaggia. No, che stupenda, padrona. Non voglio che tu chiami il signore padrona. È infantilismo questo. Fate dell'omosessualità infantile. Che ricerca di parole oggi. No. Bisogna smetterla con questa mania dei baci. E gli ama il suo padrone. E ci sono modi diversi per dimostrare questo attaccamento, che è lo stare continuamente attaccati al loro corpo. Ma in questi anni in cui io prendo coscienza di essere un negro. Non da dire, non ha dormito bene stanotte. Tu poi ti devi togliere il vizio di dare del tuo al personale. Il personale si deve vestire come si conviene a uno del personale e comportarsi come uno del personale. No, Jacob. Jacob è come tutti gli altri. Quello che c'è stato tra te e lui non l'autorizza a prendersi certe confidenze. Ed è meglio non rievocare questa dolorosa storia, questa specie di love story tra le pentole. Sentilo come si ribella il mio piccino. Il mio mento! Smettila di fare la bambinaccia alla tua età. Tu hai nervi a fior di pelle, povero mio caro. Sì, ho nervi a fior di pelle. Perché siamo in un'epoca di totale trasformazione. Non la senti tu quest'ansia di cambiamento che ci circonda? Tutto ciò snerva, fatica. Anche tu non ti vedi come sei ridotto. Io sto benissimo. È da diversi giorni che lo noto. Guardati la faccia. Sei verde. Sono abbronzato. Sei verde abbronzato. È normale. Siamo a fine di stagione e non ti sei preso un giorno di vacanza. Mai prese vacanze d'estate. Ti raccoglieremo a pezzi, al ben. Si resiste fino alla fine e poi... patatrac. Io sono in perfetta forma. È curiosa questa ostinazione della gente a non volersi arrendere di fronte all'evidenza. Non datevi una calmata, santo cielo. Cos'è questa improvvisa premura per me, eh? Che c'è, George? C'è che non vorrei vederti finire in una casa di salute, Andrei. Uno di questi giorni tu schiatti. Perché? Mi fai paura. Qualcuno ti ha messo l'allarme. Mi hanno detto, sì. Chi? Qualcuno. Ti vuoi riposare almeno per 2 o 3 giorni? Sì, a settembre. Nella seconda quindicina, si vedrà. Ma no, ti dico di no. Perché affaticarsi? Se uno si deve riposare, si riposa subito. Approfitta di questo weekend, per esempio. E la vedetta dello spettacolo si assenta proprio durante il weekend. È proprio, mio caro. La salute è prima di tutto. Tu sai quale cosa? Il dottor Destrozzo ti ha rivelato un male che tu mi nascondi. Oh, fatto! Sono io che penso che 2 o 3 giorni di relax e ti ridarebbero ossigeno. E allora partiamo insieme. Andiamo a Parigi 3 giorni soli, io e te, a Disney. Ma non possiamo sentirsi ad andare gli affari qui in piena stagione. Va bene, ha ragione. Allora mi riposerò qui, in terrazzo. Ma no, non è questo a che serve. Ti ci vuole un cambiamento d'aria radicale. La campagna. Vattene da tua madre nelle Ardenne. Deve essere stupendo là in questo fine d'estate. E per sentire mia madre ripetermi durante tutti e 3 giorni che tu non sei il ragazzo giusto per me. Che sei un nostro individuo. No, grazie. Portati Jacob! Non le piacque tanto quando ci andasti con lui. E tu? Resti qui solo? Non capirai, per 3 giorni. No, tireremo dritti fino alla chiusura invernale. E poi? Fa come ti pare, hai un carattere di merda. Oh, senti un po', carino! È probabile che io non sia molto intelligente. Ma quando si cominciano a mettere i puntini su lì, mi vengono dei lampi. Non starai per caso cercando di sbarazzarti di me, vero? Davvero? Che cosa te lo fa credere? Sbarazzarti di me per il weekend, dico. C'è un altro uomo nella tua vita. Tu ne sei pazzo? Vuoi farti un bel weekend con lui, chissà dove, togliere di mezzo me, Jacob? Niente testimoni! Se è così, io lo reciterò per questo weekend, e va bene. Ma per seguirti, per non lasciarti un istante, per non lasciarti fare un passo! 15 anni di vita insieme per arrivare a questo! E questo perché? Perché sono un po' ingrassato? Perché ho perduto la mia linea? Minorenne, troppe tentazioni per te qui sulla costa. Io voglio che vediamo tutto, voglio che ce ne andiamo a stabilire, ci andiamo a vivere altrove, che so, in un bacino minerario. Comunque io so chi è, perché non ti morirò più. Tu esci, io esco, tu telefoni, io mi attacco all'altro telefono. Non riuscirai a darmi un altro appuntamento, non mi farò spodestare. Albert, stammi a sentire. Tu vuoi bene, allora gli sei affezionato. Che c'entra Laurent adesso? Non cambiare discorso. Per il bene di Laurent te ne devi andare per 3 giorni. Spiegami. Laurent si sposa.
Laurent si sposa. Laurent si sposa. E me lo dici così? E come vuoi che te l'annunci, con una partecipazione? Ma sei troppo giovane, è una follia. Tu vuoi rovinarlo per la vita. Io gli ho detto le stesse cose, ma lui continua a volersi sposare. Con una ragazza molto carina che ho intravista all'inizio dell'estate. E perché non me l'hai parlato prima? Perché Laurent esce con un mucchio di ragazze. E se te ne dovessi parlare ogni volta? Tu gli dai troppa libertà. Ma no, non è questo. Sì, forse. Il fatto è che questi suoceri eventuali vengono a fine settimana a farci una visita. E siccome non hanno una larghezza di veduta panoramica, è necessario che il loro sopralluogo dia un risultato irreprensibile. No, ce la metteremo tutta. Perciò sarebbe più tranquillizzante se tu sparissi per 2 o 3 giorni. Giorgio, ti rendi conto di quello che mi chiedi? Tu mi spari, mi metti in quarantena come un leproso il giorno delle nozze di nostro figlio! Ma che nostro figlio, non esagerare! Tu non ripudi me, che ho passato la notte intera a vegliarlo quando aveva il vaiolo! Ma che vaiolo? Va la ricetta! Ma è sempre divertita! Ci siamo, ci siamo. E chi lo ferma? Dunque, io sono un mostro che non si può mostrare! Ma no, non è questo. E che cos'è? È che tu hai dei modi. Quali modi? E tu hai dei modi pieni di charme, ma che possono allarmare certe persone se non le avvisi prima. Guardatelo, ma ti sei visto? Ma che possono allarmare certe persone se non le avvisi prima? Certi gesti fatti da me possono passare per eleganti, fatti da te diventano equivoci. Oh, guarda, che la va bene meglio io che te. Io ho forza. Tu fai subito sì, Fide. Io ho peso quando cammino. Anche quando non cammini. Di te si potrebbe dire monfrutta tu, mia cara Zizzo. Ma ad ogni modo, io sono il padre. Il dubbio se dovessi affiorare passi per uno. Per due non è possibile. Senti, Giorgio, se per la circostanza tu mi costringessi ad abbandonare questa casa, guarda che io non ci metterò più piede. È un affronto che non sopporterei. Te lo dico con calma, ma con decisione irremovibile. Perfetto! Tutti e due mi state facilitando il compito. Che vuoi che ne faccia di te? Come sarebbe? Come gradiresti che ti presentassi? Beh, potrei benissimo essere suo zio. Non hai l'aria di uno zio. Ah sì? Uno zio deve essere rassicurante, tu non lo sei. Perché tu hai frequentato solo zii convenzionali, senza fantasia. Non ci occorre fantasia in questa avventura, qua ci vuole rigore. Ti vedrei meglio come precettore, ecco. Perché secondo te Laurent ha l'aria di essere stato educato da un precettore. Allora diciamo che sei un vecchio maggiordomo di famiglia. Vuoi relegarmi tra la servitù? Se tu avessi sposato una donna che beve, di un po', la faresti passare per la tua cameriera? Certo che no, ma perché si tratterebbe di una donna. In una famiglia, in faccia degli ospiti, un ubriacone è sempre più presentabile di un frocio. Amico mio, avresti dovuto accorgertene prima. Sei proprio una disgraziata. Non dico io, guardate i toni, i modi. E poi, che vadano a prenderselo nel culo. Se non amano il genere, che vadano a sposarsi altrove. Laurent non sarà mai felice in una famiglia simile. Grosso egoista. Monumento di puttana. Dentro le sue marmellate, in mezzo ai suoi burri. Non hai figli tu che ti pongano certi problemi. Il dramma d'essere padre. Tragedia umoristica! E solo perché ha fatto per caso un figlio in una notte di sbronza. Perché io sono curioso di tutto, anche delle cose le più estranee alla mia sfera. Partecipare al mistero della vita, a quel miracolo eterno che è la creazione di un essere umano. E tu non hai mai provato il desiderio. Toglietemelo davanti, adesso mi metto a piangere, mi strappo le lacrime. Senti, vecchia cammella. Oh! Bisogna darsi da fare, hai capito? Fare di cosa, signore? Ti prevengo, se Laurent perde il suo matrimonio per colpa tua, non te lo perdonerò mai. Non guardarmi così, mi fai paura. Non te ne vuoi andare? Vuoi giocare il ruolo dello zio viziosetto? Sì? No. Bisogna che gli zii si virilizzino, che imparino a tenere le tartine come dei veri maschi, ad imburrarle come degli scaricatori di porco, a bere il tè come macellai delle vecchie armi, gli zii. Su con la schiena! Dio mio, che ti prende?
Bisogna che imparino a non piagnucolare ogni volta che un loro congiunto alza la voce. Gli zii, raddrizzati! La tardina tu la prendi con mano decisa, ferma! Prendi un'altra. Una tardina da uova. Con mano decisa, ferma, ma non brutale. E adesso la marmellata. E il cucchiaino. Non così il cucchiaino, non fra due dita. Mantenuto con decisione. Hai rotto la tardina, certo è un disastro, ma la circostanza deve reagire da uomo. E adesso il tè, bevi il tè, fammi vedere. Fammi Stallone, immagina Stallone che scende da un elicottero e va per il tè allo spaccio dei Marines. E fallo tu, Stallone, tu che sei così maschile. Guardatelo, Stallone come fanciullettone. Sei una fede. Non sei credibile, che ci posso fare? Signore, è per l'approvvigionamento, come devo regolarmi? Alben, approfitta della presenza di Tabarò. Ecco, un uomo, il signor Tabarò. Oh, guarda, la prestanza. Vogliono prendermi in giro? Oh, niente affatto, signor Tabarò. Mi parli ancora, mi faccia sognare con la sua bella voce maschile. Per lo champagne torniamo a servirci dal solito fornitore oppure... No, no, là troppo caro. Mi ordini di quel bianco frizzantino un po' aspro. Alle 3 del mattino quale cliente non giurerebbe che è champagne? La franchezza dei gesti del signor Tabarò. Non sto facendo altro. Ecco, un uomo. Mi mette in imbarazzo. Ah, Tabarò, già che si trova, ha detto a Mercedes che mi sostituisca per questo weekend. Bravo. Non reciterai questo weekend? No, ho intenzione di riposarmi 2 o 3 giorni, ne ho bisogno. Sì. Qui, in casa. Il macellaio? È arrivato il macellaio a consigliare la carne. È il cielo che ce lo manda il macellaio. Via, c'è il macellaio. È proprio un gran pezzo di macellaio. Mi raccomando, osservalo bene, ma non toccarlo. È il modello che ci serve. Macellaio. Si accomodi, signor Languedoc. Signore. Si accomodi, si segga. Ma che siamo matti, io non ho tempo da perdere. È solo 30 secondi. Stai su, via. Ce l'avrà 30 secondi da dedicarci, no? Vi dico come va cucinato e me ne vado. Non ci metterà più tempo se ce lo dice da seduto. Mi devo proprio sedere? E lascialo in piedi se si trova meglio a fare le mosse. A fare le mosse? Niente, ci sono. Un buon po' macellaio. No, grazie. Dunque, prendete il pezzo di carne, tagliatelo in 4 o in 6 a seconda. È già disussato, imburratelo, bucatelo in punta di coltello e imbottitelo d'aglio. Io l'aglio glielo infilo nella spalla. Non ne abbiamo mai avuto nessuna cocotte qui da me. Del resto ormai cocotte se ne trovano in qualsiasi negozio di casalinghi. Fate un soffritto. Nella cocotte? Tantissima farina sul sottile strato d'olio. Io uso ungere d'olio la mia cocotte prima di farci dentro il soffritto. Poi metto gli odori, ricopro e infine metto dentro la carne. Nella cocotte? Nella cocotte, ecco. No, lei ci mette qualcos'altro. Sono sicuro che lei ci mette qualcosa d'altro. Non ce lo nasconda. No, non ci metto altro. Chiedetelo a mia moglie, può dirvelo meglio di me. No, lo dice così bene. Un sorso d'acqua vitrea. Ma che, ho lasciato la bottega sotto aperta. Tenga la coraggio ad attraversare la strada. Alla salute. Lei ama il suo lavoro. Si sente in lei una sorta di comunione con la carne. Benvenuta dopo, la carne non mi piaceva. Davvero? Benvenuta quando ho scoperto Breguet. Breguet? Sì, Breguet il vecchio, alla Pinacoteca di Monaco. Ah, Breguet il pittore. E chi se no? Ci sono delle carni in Breguet, delle selvaggine formidabili. Fino allora non avevo visto che le carni di Rembrandt.
Ma Breghel è stata la rivelazione, non so. In Breghel è rimasto un tocco di primitivismo che Rembrandt si è perduto. Ed è questo che mi emoziona. Il ritorno alle origini. Darei tutte le pietà di Vinci, tutti i santi, di Michelangelo per una nonna del 400. Confesso che in generale preferisco i minori, sono più autentici. Ora mi scandalizzo. Darei tutto a tu per Fragonard. Mi commuove il suo ordinare, la fluidità dei colori. C'è un'irrealtà nei suoi occhi. Mi puoi grazie. Mi spiego? È un artista il nostro macellato. Grazie di essere venuto. Non volevo approfittare ancora della sua presenza. Alla bottega aperta, sono. Bisogna che tu conosca tutto della vita.
ed eccoli qua. E quanto siete rimasti insieme? La sera della millesima replica. Alla 1035esima ha già cominciato a crearle dei problemi. E poi? Poi l'ho sistemata in un piccolo casale nel Berry. Lei non ne sapeva niente della campagna. Ed ecco una buona occasione per imparare a conoscerla. E l'ha aspettato la tua nascita. E l'ambasciatore? Lui non ha saputo reggere all'attesa per più di 2 mesi e mezzo. E quando sono nato, mamma non ha voluto tenermi. Come era possibile? Doveva darsi da fare. E io non potevo approfittare del suo tempo. E poi faccia a faccia con l'ambasciatore la situazione era insostenibile. Ma non stava più con lei? Sì. Ma stava con me. Da 3 mesi e mezzo. E sostieni che non è stata una disgraziata? Le hai pure rubato l'ambasciatore, povera mamma. Povera cara santa donna! Meno male che il figlio di Ford era pronto lì a consolarla. Meno male. Eh sì, tua madre ha sempre avuto un gran bisogno d'affetto nelle altre sfere. Mi sono meravigliato che non sia diventata la signora Chirac. Ad ogni modo, qualunque cosa abbia fatto, il suo contegno è irreprensibile. E questo è l'essenziale. Ma l'hai mai vista camminare, bambino mio? Sembra sempre che scenda una scala con la piuma di struzzo ficcata nel culo. E puoi citare i tuoi suoceri in peli, ma non venirmi a parlare di contegno. Non perdiamoci in chiacchiere. Quando le ho spedito un telegramma stamani? Che cosa hai fatto? L'ho fatto. Il mio maledetto è tornato! Simon, qui, ma è l'inferno! Il mio Dudu è tornato da me! Guarda che ti prendo a botte! Oh sì, picchiami! Espremimi 2 compendi e un arancio. Eh sì, padrone. Zorba, che cosa fa ancora qui? Informare è mio sacro dovere. Allora ti metto a conoscenza delle ultime novità. Il ragazzo che vedi è un pazzo. È mio figlio. L'ho avuto da un secondo matrimonio con mia sorella maggiore. È furioso. Lo devo fare internare. Informa del mondo con le dovute cautele. E per non perdere le nostre abitudini, per piazza del municipio, sempre dritto. Non supererò l'estate. Cos'altro dovevo dirti? Ah, sì, ho telefonato all'arredatore, verrà domani. L'arredatore? Sì, per ritoccare l'appartamento. Ma se l'ho decorato così bene l'anno scorso. Questo è il guaio. Le cose passano di moda presto, approfittiamo dell'occasione, non ti pare? Tu non toccherai niente. 2 giorni, non di più. Se operai dalle 7 del mattino e tutto, sarà presto fatto. Mio figlio è più pazzo di tutte queste pazze. Approfittiamo almeno per togliere dettagli troppo significativi, eh. Ah! È questa la tua idea fissa, eh? Figurati le scene che farà al Ben. Distruggergli il suo decor. Aggiungici l'arrivo di Simone. Non reggerà. Lo perderò! E sul piano dell'abbigliamento, che pensate di fare? Come che pensate di fare? Come pensate di vestirvi per ricevere i nostri invitati? Senti, carino, al bene Dio passiamo e a giusto titolo per tua quindi ti prego. Al bene. C'è me. Sì. Cosa hai pensato di metterti per ricevere i nostri invitati? Che vuol dire metterti? Come hai pensato di vestirti? Non preoccuparti, non ti farò vergognare. Posso cambiarmi l'abito 6 volte al giorno per 4 giorni consecutivi e non mi vedranno mai indosso lo stesso completino. Ah sì? E allora voglio vedere. Ah sì? Allora tieni. Sì, tieni. Guarda. Tieni, guarda. Guarda, tieni. E non dirmi che non ti piace questo. È di cattivo gusto questo. Come vedi, non ti faremo arrossire. Da metterci addosso. Non ce n'è uno possibile. Ci vuole un abito che sia un abito. Non lo voglio, non lo voglio. Voglio vivere la mia vita come voglio io. Ho troppo patito per trovare il mio equilibrio. Voglio vivere pubblicamente come mi pare. Affogato nel rosa, affogato nella seta. Guarda che cosa hai fatto. E tutto questo per divorziare tra 6 settimane. Parlando di me. Che cosa? Tu non sei diverso dagli altri. Non c'è più matrimonio che tenga. Tu sei infelice. Uno che non ha avuto il coraggio di sposarsi. Cosa ne sai tu d'amore? Tutti e due, voi due, siete due falliti in materia d'amore.
premio alla sua età. E quando arriva mamma me la squaglio con lei. Presenterò loro mamma, una madre. Almeno è un essere rispettabile. Questa è la mossa più astuta. George, Trotti, che vuol dire gli presenterò mamma? Simone viene qua. Ma no, no. Ma sì, la stiamo aspettando. Simone, la tua amante. Tu ti porti quella donna in casa. Oddio, il cuore. Trotti. Signore, perché me ne puteri così? E questa valigia è mia. Questo giubbotto è mio. Questa vecchia carampana si rubava i miei pantaloni. Doveva essere carina nei miei pantaloni a coste giallo parma. Me l'avrà sfondati con quelle chiappe, con quel culo che si trova. Allora smetti, non vedi che mi spiedi continuo tra le braccia? E questo pullover è mio. Oh, questi bermuda, miei, sono miei, sono miei. No, sono miei, sono miei. Che ti lasciassi solo tra le grinfie di quella troia. No, signore! 15 anni di devozione e di fedeltà per rivederlo cedere nel suo vizietto. Oh. Hello? Il basso Volta? Chiamano dal basso Volta, Africa Centrale. Sì? Il palazzo del governo di Niobe, che vorranno? Sarà per un gara? Sì. Sì, sì, dica, sì, prendo il messaggio, sì. Sì, sì. È la fine. Che succede? Niente, niente. Dimmi, George. No, niente. Parla, George, di. La presidentessa Simone Naubamobe arriverà qui venerdì mattina per il fidanzamento di suo figlio. Che porti dei fiori! Arriverà per le sue esequie. Infine, il dito infilato
per il collo del boccale non è ammesso per più anni scuola alberghiera. Non posso mettere scarpe. Hai messo scarpe? Essere voce di vero maschio nero. Essere il buon servitore negro che aver allattato un figlio di padrone bianco. Vai a mettere. Eccoli! Attenti, presto, qua, tutti sul ponte! Ci addobbe, muoviti! Se ti puoi infilare! Mi affido a voi, signori. Per 48 ore voi sarete fianco a fianco con delle persone di un ambiente che non è il nostro. Dal comportamento di voi due... Di noi tre! Dal nostro contegno dipende il raggiungimento di una felicità che mi sta particolarmente a cuore. La felicità di mio figlio. Mi fa venire in mente De Gaulle. In certi frangenti mi ricorda il generale. Di conseguenza vi chiedo, per due giorni, di rinunciare a tutto ciò che fa la vostra gioia, il vostro orgoglio, e di assumere faccia a faccia con l'estraneo che ci osserva un atteggiamento dignitoso, il meno femminile possibile. Vada ad aprire, Jacob, e cerchi di infondere nel suo cannibalismo un po' della flemma dei suoi colleghi britannici. Dio mio, aiutalo nel suo cammino. Guarda, perdon, non devi dire niente. Sì, no, incantato, molto felice, basta. Sono stato educato cristianamente, George. L'umiliazione per me è il premio. Guadagno così il mio paradiso. E a voi due il minimo di gesti possibile. Mani nelle tasche della giacca. Ogni tanto potete tirarne fuori una, per non sembrare dei monchi. Gesto disinvolto e senza usare del mignolo. E poi di nuovo in saccoccia. Niente sguardi insistenti sul signore e minimo sulle signore. Fortunatamente la mia vita interiore. Oddio, sono entrati. Presto, ditemi merda per portarmi fortuna. E sì, che ti diciamo merda. Con tutto il cuore, merda, merda, merda! E speriamo che si muovano per tempo, che non credo di poter resistere. Dovrei andare all'incontro. No, 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 tu sta qua e fa più colpo. Loran qua, vicino a me, leggermente più indietro. Al ben 2 metri dietro. Io, indietro, di fianco, l'ho pistato, sempre. Allora fate senza di me. Ma l'avete voluto voi! Signore della qua, signore e signorina della... Porti i bagagli nelle camere. Le chiedo scusa, abbiamo impiegato quasi 2 ore e mezza per arrivare sin qua. Sono desolato. Non lo sia, dobbiamo esserlo noi, abitiamo in capo al mondo. Permettetemi di presentarvi mio padre, signor della qua, signora della qua, Muriel. Buonasera. Sono profondamente onorato di accogliervi in questa casa, che è più una casa di lavoro e di raccoglimento che una casa di vacanza. Le confesso che non mi aspettavo di trovare un'atmosfera quasi monacale in un posto del genere. Sì, ma posso capire la sorpresa. Soprattutto con questo nightclub qui sotto. È un nightclub, no? Mi pare... Non so bene, gente che non vedo mai. La notte non vi tengono svegli, perché qui la notte deve essere un inferno, eh. Ma no, la sala è nello scantinato. Lo supponiamo. Già, certo che lo supponiamo. Dall'assenza di rumori supponiamo che sia ricavata sottoterra. Suo figlio ci ha detto che la palazzina è di sua proprietà. Esatto. È la casa di famiglia? Sì, sarebbe stata troppo grande per un uomo solo. Allora ho preferito viverci con la famiglia. Vedendo la scritta sulla facciata alla Cajou Fall, ho pensato che ci fossimo sbagliati di indirizzo. Sì, posso capire.
ma c'è stato un periodo, un momento, che sono stato costretto a venderne una parte. Sì, sa, mio padre non è poi tanto giovane. Anziché crearsi delle noie affittandone una parte, ha deciso di venderla. Eh sì, un vecchio si spaventa del piccolo problema. E l'ha venduta al proprietario di un nightclub. Chi l'avrebbe immaginato che ne avrebbero fatto proprio un nightclub? La Cage Folk, deve essere un bell'ambientino, che Dio ce ne guardi. Che se la godano per quel po' che gli resta. Lascia che io passi alle lezioni e vedrai che bel colpo di scopa. Mio marito ha ragione, bisogna che si ripristini la morale. Non è di questo avviso? Ma certo! E la libertà, si intende la libertà. Ma nella morale, agire in tal senso. Una gabbia per delle matte, se penso che famiglie intere non trovano un alloggio. L'ho detto ieri alla convenzione di Toulon e lo ripeterò domenica a San Rafael. Appena sarò eletto, darò il via alla campagna per il reperimento degli alloggi per le classi meno abbienti. Le matte in fabbrica e le tane del loro disonore agli operai. Papà, il signore mica ti sta contraddicendo. Mi perdoni il tono, ma è un genere di cose così rivoltante, non le pare? Sì, sentito, non so come si vede. Ma vi andrebbe una rinfrescatina? Già fatto, grazie. È nella nostra Mercedes, ultimissimo modello. Ho fatto installare un piccolo lavabo da barca a pedale. Brava la sporcacciona. Bello questo crocifisso, antico. Sì, è mio padre. Non è mio padre, è mio padre che l'ha trovato mescolato a certa roba egiziana, non so dove. Strano. Facendo questa, dove sarà andata? Una coppa di champagne prima di pranzare? Ho smesso con lo champagne per una doppia ragione. I miei nervi e la volgarizzazione che se n'è fatta. Tutti ai nostri giorni bevono champagne. Purtroppo. Meglio lasciarlo alle Angenese. Preferisco un 11 gradi molto più democratico. Sa, malgrado il successo, sono rimasto un vecchio operaio. Una lacrima di rosé, locale. Tanto per stuzzicare l'appetito, eh? Vada per il rosé, locale. Attento, Edward, attento a rosé a digiuno. Hai dato di stomaco durante l'ultimo meeting. Al bene! Al bene il nostro cocker. Eh sì, appena sente gente si mette a guarire. Bisogna parlarmi, dirgli qualcosa. E si fa così per tenervi buoni. Povera bestiolina! Allora faccia entrare. Falla entrare. Ma no, si mette a saltare addosso a tutti. Al bene, fai bravo. Non fare sciocchezze mentre papà ha gente in casa. Non abbaia. È questo che non mi fa stare tranquillo. Quando non lo sento più come adesso, vuol dire che sta preparando qualche sorpresa. Ma è normale tra cani ed individui. Se ti ascoltassero i tuoi avversari. Sono un politico all'americana. Botta e risposta. Non vuoi aprire, stronza? Come? Di solito apre la porta con il muso. Non sa quanto è umano. Lasciala stare, papà. Mia madre, la moglie di mio padre, mi prega di scusarla. È dovuta correre al capezzale della sua madrina malata che per me arriverà più presto, Caso del tutto eccezionale, perché mia moglie, sposa meravigliosa e madre esemplare, non abbandona praticamente mai la casa. Suo marito, suo figlio sono il suo universo. Per me, mia moglie e mio figlio sono tutta la mia vita. Oh. Giovane per aver allevato sua moglie. Ma era piccolo anche lui, si sono tirati su insieme. Sono quasi più precoci di voi. Le 10. Non ho contato bene. Come si fa a sapere in casa? Ma prego, mettiamoci a tavola. Mamma ci raggiungerà in corsa. Ma se sua madre sta per arrivare? Possiamo aspettare ancora. Ah no, vi dico, prego, accomodatevi. Nessuna etichetta, Lo vedo. Signora, tira fuori. Un
che mi rende nervoso. Sul cagnolino? No, è una cagna. E poi mi chiedo che fine abbia fatto mia moglie. Divertenti questi piatti? Che cosa rappresentano? Dei giovani che giocano tra loro? Sono greci. Dei giovani greci che giocano nei miei piatti. Non credo, si vedrebbe, sono tutti nudi. Guardi, questa qua non è una fanciulla, questa. Si vede che da tempo lei non le frequenta più. Tu hai le so, non si capisce. Io di fanciulle non le vedo, questo è certo. I corpi dei greci all'epoca si rassomigliavano tutti. Nella pittura vascolare ci tramanda... A che cosa giocano? A salta pecora. Vogliamo scusare, scusatemi tutti. Come per Dio che mi muore, io non ho potuto arrivare più. Avevamo capito se trattasse della sua madrina. Sì, appunto, è il mio vecchio zio che mi fa da madrina dopo la dipartita della poveretta. Buonasera, signora. Buonasera. Ma buonasera, onorevole. Oh, no, lei mi prende tradimento. Oh, la piccola! Sì, un bacio, un bacione. Ma la prego. Ma su, potrei essere la tua mamma. Vi presento... Ti sei lavato le mani prima di venire a tavola? Ti prego, su. È grande, ma per me resta sempre un bambino. Ebbene, sei un po' palliduccio. Oh, e buonasera anche a te. Era così in pena per lei che ha messo in ansia anche noi. Era in pena. Lo sai che non voglio George. Oh, George, il mio grande George. Io sono qua, sono sempre qua. Noi ci adoriamo talmente. Sì, sì, ho già parlato di questo. Mio figlio, mio marito, sono tutto il mio universo. L'ho detto, l'ho detto. Per me è una festa conoscervi, ricevervi. Sono contenta, sono pazza di gioia, sono strafatta. Piacere di fare la conoscenza della piccola signora di la fuori. Anch'io sono strafatta. E del suo gran marito. Lei mi confonde. Ma io che parlo parlo e voi mi state aspettando per mangiare. Jacob! Ma perché vuoi disturbare a quest'ora quel povero ragazzo che da mattina a sera si ammazza di fatica? Un po' di comprensione per gli altri. Insomma, è questo il modo di rivolgersi alla mamma? È un maleducato. E questa, anche questa non ha il suo caratterino. Devono essere simili, perciò si sono incontrati. Non so, non sono ancora in grado di giudicarlo. Sarà stata molto studiosa anche lei. L'orale a scuola non ci ha dato che soddisfazione. L'istruzione conta e come nel rapporto a due? Ah, assolutamente. Andava fortissimo in geografia, amava i dipartimenti. E questo è un segno, sa come si dice? Chi non ama i dipartimenti, non ama le genti. Spesso, forse, non so. Mi stavo studiando il suo vestito. Che delizia! Molto fine! Se li fa da sé! Assolutamente no, signora! Oh, ecco finalmente la zuppa di pesce! Sì, zuppa di pesce! Che carino questo servizio! Non è divertente! A parte della mia donna! Che bella sorpresa! Da tempo non mangiavo una buona zuppa di pesce. Peccati a proposito. Confesso che di tanto in tanto te ne viene la voglia. E dove sono i crostini di pane e gli spicchi d'aglio per profumarli? C'è già tutto dentro, non resta che mangiare. Ah sì, e Jacob la prepara alla maniera loro. Da che parte viene? Dal Congo. Fanno la zuppa di pesce al Congo. Fanno tutto al Congo. Non è molto pratica, ma mantiene la... Al Congo mettono i cavoli nella zuppa di pesce. Tipicamente congolese. Mettono cavoli dappertutto. Non sanno cucinare diversamente. L'ha fatta alla loro maniera. Sì, alla vallone. Pardon? Ha detto alla vallone. È una locuzione tipicamente congolese. Pescato alla vallone. Che vuol dire pesce fatto come alla comanda. Effettivamente mi sembra un pesce a cui non manchi niente. Non è certo la zuppa di pesce che ti propinano al ristorante. Al Congo il pesce lo vogliono sostanzioso. E come? Allora, si servono prima gli uomini adesso? Pardon, signora, prego. Per carità, scherzavo. Mi servirò per ultima. Mi eccita molto questa pesca miracolosa. Chissà, ne tirerò fuori un pacchetto di caramelle o un orologio da polso. A te, piccina. Ma che cos'è che dà questo sapore particolare al... È l'ananas.
dicevo io. La migliorata questa volta, Jacopo. Ah. Oh, e la pensiva Nikita con delle uova sode. Sì, però la ricetta è talmente eccentrica che può impressionare gli sprovveduti. Sì, e poi di tanto in tanto una zuppa di pesce rinfrescante. Lei preferisce gli uomini? Lei trova che sono meglio delle donne? Servizi domestici. Ma se abbiamo anche una donna al servizio? Sì, sì, per i lavori pesanti. Le donne sono più robuste e resistenti degli uomini. Donnotta! Se non avessi avuto tutti questi guai con mio zio, con la mia madrina, insomma, con Sisì Madrina, come la chiamo io, gli avrei fatto gustare la spada d'agnello. È la mia specialità, la spada d'agnello. Voi prendete un pezzo di carne e lo tagliate in quattro o in sei, a seconda. Bucatelo in punta di coltello, ben mottitelo d'aglio. Io l'aglio glielo infilo nella spalla. Poi prendete una cocotte, prendete in casa una cocotte. Fate un soffritto, pochissima farina su un sottile strato d'olio. Io uso un gelatoio la mia cocotte, prima di farci dentro il soffritto. Poi metto gli odori, ricopro e infine metto dentro la carne. Noi ci serviamo da Breguet, hanno carne di ottima qualità. Prima ci servivamo da Rembrandt, ma le abbiamo lasciate. E qui stesso guardarmi le mani. Se penso alle mani che avevi e come sono diventate, ricordi le tue mani, la sottigliezza delle dita ancora poco tempo fa. Avevo delle mani splendide. Mia madre mi diceva sempre, Eleonora, hai le dita di cristallo. Eleonora? Tua madre ti chiamava Eleonora? E come volevi che mi chiamasse? Sì, sì. È un bel nome, Eleonora. Sì, ma le fatiche di casa, i lavori, le pizzine e tutto il resto ti sciupano prima del tempo. Il fatto è che due giovani che si amano non hanno mai i soldi necessari per sostenere un menaggio. Questo è vero. Non esageriamo adesso, non ci mancava niente. È vero, mio marito all'epoca era ancora apprendista al Ministero degli Esteri. Io ero povera ragazza di campagna. Campagna? Cosa ti salta in mente? Sedan non è una campagna. I miei suoceri avevano grosse imprese nella città di Sedan. Tuo padre aveva una buona posizione a Sedan. Sì, papà era console a Sedan. Console di che cosa? Console di Francia. Console di Francia in Francia. Papà è sempre stato francese. E l'eri spesso distaccato all'estero? All'estero e altrove, dappertutto. Ma sono certo gli incarichi che sono mancati a mio marito. Questo è certo. Questo è vero, ma mio padre è sempre stato richiestissimo. Dappertutto. Mi hanno chiesto di andare a Quito, capitale dell'Ecuador, a Bogotà, capitale della Colombia, a La Paz, la capitale più alta del mondo, 3.660 metri sopra il livello del mare. Mi hanno chiesto anche di andare a Belgrado, che è la capitale di un paese importante. In definitiva, mio padre è attaché al Quai d'Orsay. Non posso non ammetterlo. Sono profondamente attaccato al Quai. Lei è nei servizi di tipo D? No. Di Merlin? No. Ho capito, lei sta con Barudò. Perché? Se non sta con tipo D e con Merlin, lei non può stare che con Barudò. Sì, sì, lo devo confessare. Nell'ombra del potere, hai capito? Quando si sta nei servizi di Barudò, si è fatalmente un uomo di potere. Non avrei dovuto fare parte del Ministero degli Esteri. Lo dicevo, non lo vorrei dire. Ma io che non smetto di mangiare un momento e voi che mi state aspettando per il dessert. Credevo fosse stato incluso nella zuppa di pesce. Un membro dell'opposizione così in vista come me in casa sua potrebbe procurarle dei guai presso i suoi amici politici. Lei crede? E lei deve essere stanca, cara signora, dopo la sua giornata. Credo sarebbe meglio non ci attardassimo troppo. Dici bene, Edward. Ma come? Non vorremmo separare proprio adesso le nostre due dottorelle. Che cattiveria. Alben. Cosa? Alben è il nostro cocchio. Sì, lo so, ne abbiamo parlato. È una cagna terribile. Appena sente gente si mette a guaire. Ah, Alben sarebbe il cocchio. Come se tu non lo sapessi. Non è un nome di
delizioso, il ben? Non trova, signora? Per un cane va bene. Cioè, per una cane? Io avrei preferito chiamarla Trotti. Il dessert! Ma ci vado io, ci vado io. Ma insomma, Giacomo potrebbe benissimo portare lui il dessert, no? E secondo te un domestico dovrebbe essere sempre a disposizione? A qualsiasi ora basta un colpo di campanello? Il bene sì! Che razzismo! Oh, purtroppo è una mentalità di... Bravo. Come se lui non risparmiasse quel poveraccio. Di sicuro più di te. Io nutro rispetto per l'individuo, cara mia. Oh, senti un po', carina. Tu il rispetto per l'individuo non sai neppure dove sta di casa. Niente affatto, cara signora. Il suo modo di comportarsi lo chiami rispetto. Oh, la puttana rispettosa. Ananas, rispetto, a digerire. La società attuale si sta autodistruggendo a causa delle persistenze di disuguaglianze di classe in cui si è incancrenita. È inconcepibile che al giorno d'oggi noi ci facciamo servire come te fascià. In principio la cosa è degradante, degradante per tutti, per chi serve e per chi se ne serve. Non le prende ancora un pochino? Sono perfettamente d'accordo con lei, ma quando mettere in testa una donna, le donne adorano di pure gli altri in schiavitù. Ma sì, signora, sia onesta, tutte, tutte, tutte. Oh, lei si è fatta una strana idea delle donne, signore, permetta che glielo dica. Oh, le donne! Ma perché dice le donne con tali accenti? Già, perché dici le donne con tali accenti? Zitta, che perché suona a proposito. Scusi, ma non stanno bussando. Oh, niente affatto. Cosa sono? Al solito i vicini, ma non ci faccia caso. Degli imbecilli. Degli incivili. Sentono che stiamo bene, che ci divertiamo, che siamo felici. E questo mi dà fastidio. Vogliamo smetterla con questa sporca commedia! E non dica parolacce, tanto non serve a niente. Abbiamo degli amici in casa e vogliamo essere lasciati in pace. In che stato mi mettono? Guardate, non riesco nemmeno a mangiare il gelato. Non dice niente, la piccolina è intimidita. Ascolto, imparo. Muriel è una ragazza che non si scioglie facilmente. Da ragazza ero come lei. Dio, come mi ricorda me stessa da ragazza! A parte i capelli più lunghi e più ricci sulle spalle, è il mio ritratto da allora. Il matrimonio mi ha così dilatata. Vedrai, mia cara, ci penserà allora a sfasciarti. Definitivamente pazza, una vera pazza. Sempre meno pazza di me. Sono pazza, io ripeto, sì, che io sono pazza. Sì. Sì, ho capito, ma ora non posso, non sono solo. Si rifiuta di cantare, ma come, me lo aveva promesso. Mi ascolti bene, Attento che le linee possono essere sotto controllo. E ditele che le offro 10.000 in più. Posso arrivare a 15 al massimo. Che schifosa. Complicazioni? Niente, era il ministero. A quest'ora? Era la signora Chirac. Ma... tutta cosa? Si rifiuta di cantare. Abbiamo provato a farla cantare su certi fatti segreti della presidenza. È insomma una specie di ricatto diplomatico, ma niente di scandaloso, eh. E me l'aveva garantito e adesso si rifiuta. È un guaio. Lo vedi se fossi scesa tu? No, non insistere, George. Io di qui non mi muovo. E la signora, sua moglie, collabora agli affari esteri. Per certe cose delicate mi servo di lei, le donne si capiscono meglio. La signora Bush preferisce vedersela con la moglie. Sapevo che la politica estera della Francia fosse scesa al rango di una cucina, ma non fino a questo punto. Se non intervieni tu, qua succede un bordello. Quella adesso ci ripaga con un suo ricatto, la vacca! Terrificante! Meglio che ci ritiriamo. Sento che siamo di imbarazzo. Ma no! Forse i signori sono stanchi e hanno sonno. Confesso che il clima mediterraneo mi affatica un po'. E poi dobbiamo partire presto, domani mattina. Come? Dovevate rimanere qui per tutto il weekend? No, dobbiamo trovarci in mattinata a San Raffaele da una cugina di mio marito. Ma non possiamo passarci tardi. Allora, accompagna nelle loro camere,
signor Delacroix. Sì. E poi bisognerebbe inventarti se non esistessi. Mi pizzica! Non ho altro parlo di pizzica! Sono i soliti stronzi che tutte le sere si mettono a suonare un campanello. Che facciamo adesso? Chi è che bussa al mio convento con quest'acqua e questo vento? Simon! È Simon! Caccia! È Simon! È la cameriera! È stata così volgare con mia moglie nell'uscire che non so se devo riprenderla! Ma siete pazzi! La volete lasciare per le scale? Aprite! Ah! Io la faccio entrare, ma non dovrei. Dopo come si è comportata con la signora? Insolente! Che bella accoglienza. Buonasera, signori. Buonasera, signori. Buonasera. Mi ascolti bene, Simon. Voglio che apra bene le orecchie per evitare futuri incidenti. Lei è una cameriera. Lo dico non per umiliarla, ma bisogna che si comporti da cameriera. Ha capito? Ci metterò del mio meglio. Lei è qui da noi da un bel po' di tempo, ha un buono stipendio e il ragazzo l'adora. Com'è cresciuto? Sì, 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 ma non cerchi di cambiare il discorso. È nell'età in cui si cresce ancora che ne approfitti. Il tempo passerà in fretta anche per lui. Comunque, si ricordi che lei resta una cameriera. Ha capito? Credo. Oh, io non la voglio. Caccia! Oh, che tu quanto rompi i coglioni! Ma arriva anche il momento che la diplomazia va a farsi fottere. No! Nessun George, mia cara. Il fatto che la chiami Simone non è una buona occasione perché lei mi chiami George. E questo è il modo di trattarmi? Davanti ai signori di La Foix? E alla serva. Vada, vada, Simone. In cucina c'è un sacco da fare. Un momento, oh! Avete inteso la servitù? Come si rivolgono? Venga, venga, Simone, le spiegherò meglio. Grazie, Simone. Tu baci questa donna dopo quel che ti ha fatto. Devi scegliere l'orario tra tua madre e la serva. Sei ridicola. Sono ridicola. L'amore di una madre è ridicolo. Forse sarebbe ora che noi andassimo a riposarci. Lo penso anch'io. Prego, vieni, Muriel. Prego, vi mostro le stanze. Credi
inverosimile il tuo personaggio di madre vestita come una guardacessi. E tu credi di avere l'aria di un diplomatico ondeggiando i tuoi pantaloni da impiegato? Almeno io ho un po' di pudore. Uno si fa in quattro per la felicità degli altri ed ecco come ti ringraziano. Va bene, George, l'hai voluto tu. Che cosa fai? Poiché il mio personaggio è inutile, riprendo il mio sesso. Ah, siamo al ricatto, eh? E quest'altra mangia. Scusa, ma non ho ancora cenato. Certo, se tu fossi stata puntuale, mi avresti evitato tutti questi guai. Oh, usa un altro tono. Ricordati che io sono la moglie di un presidente che governa uno stato 18 volte più grande della Francia. Laggiù tutti mi rispettano. I ministri si inginocchiano quando mi parlano. Perciò andateci piano. Com'è distinta la presidentessa? No, sentitela la repressa. Sì, ma a me non mi hai compreso, io sono con i selvaggi io. Senti un po' questa infelice salsiccia sfoglia. Ma nella stanza fa un caldo torrido. Non avrebbe una bottiglia di acqua fresca per la notte? Naturalmente. Voi formi, non fate niente, aspettate. Era bella l'acqua, eh? Una carezza, una delizia, quasi troppo. Lei si è ripreso, signore? Meglio, mia cara, molto meglio. Ecco l'acqua. Buona notte. Non oso augurarle altrettanto. Il cuore, il mio povero cuore. Signore, faccia qualcosa presto, rompano tutto. E quella porca di emergenza che cosa fa? Se n'è andata portandosi i costumi. Ladra puttana. E tu che hai voluto dargli più del minimo sindacale? Ecco la ricompensa. Albert, ti scongiuro per l'ultima volta, e truccati e scendi. Inventati qualcosa, altrimenti questo fanno saltare tutto. No, George. Ti piacerebbe che ti lasciassi solo tra le grinfie di questa buona donna? No, signore! Albert, pensa a cosa rappresenta per noi questo locale. Pensa a quando abbiamo cominciato. Ti ricordi? Eravamo due poveracci. Io non avevo un soldo per comprarti il vestito. Il tuo primo numero lo hai fatto con quei calzoncini da pirata e per reggiseno quella rete da pescatore. Comunque eri favolosa. No, George, è inutile che mi fai la sfiorinata. E pensa, locale, la nostra ragione di vita, il nostro capitale, e la dote di Laura. Simone, io che la dote di Laura. Basta, e statemi a sentire. Mi chiamate per risolvere una situazione nata male sin dall'inizio. E ora che prenda in mano io la felicità di mio figlio, dato fino a prova contraria, che la vera madre sono io. Che vuoi fare? Vado a raccontare tutto e gliela fa. Ah, no? Troppo facile. Prima si abbandonano i figli sui piedini delle furie per scelte e si ritorna a prenderli 20 anni dopo facendone Giovanni d'Arco. Dato che siete due incapaci. Due incapaci? Lo vedremo tra noi due qual è la più incapace. Comunque sappi che ho cresciuto io per ragazzo. Stronza! Stronza! Tu vuoi che ci battiamo? Che vuoi? Avvicinarti. Se ne va. Sono desolata. Preferisco passare la notte in macchina, all'aria, in questa camera è irresistibile. Sì, è il sottotetto. Terribile d'estate. Me ne sono accorta. Si è ripreso dallo spavento. Io sono la nonna di tutte queste pazze. Non faccia scandali, altrimenti chiamo l'ambulanza. Anch'io non riesco a dormire, sarà il caldo, l'eccitazione di questa serata. Ho proprio voglia di fare una passeggiatina al porto. Facciamo quattro passi, vuole? No, veramente? Ma sì, bisogna che parliamo dell'avvenire dei nostri ragazzi. Sono sicura che avremo molte cose da dirci. Vengo anch'io. E la cameriera? Perché la cameriera, signora? Benissimo! Se lei ha ancora un briciolo d'affetto per i suoi padroni, la smetta di occuparsi dei fatti di famiglia. Non vogliamo andare, allora? Sì, ma lasci il beauty case, un ingombrino. Ma no! Ma sì, mi dia retta, le dico, ma... Ma lei è di una prepotenza! E non mi conosce ancora! Vedrà, nessuno può resistermi. Prego, prima lei, bella mia. Ecco, una vera mamma. Vado a chiedergli se ha bisogno di un po' di ghiaccio per la sua minerale. Simone, sei pazza! Oh, quella si occupa della moglie e io del marito. Sarò io a fare la felicità di tuo figlio. Un deputato francese. Oh, mi ricorderai i miei inizi.
Io la vecchiaia non la vedrò! Signore, stanno dando fuoco alle tovaglie! Sì, non è vero! Cosa facciamo? Se ho un vuoto me lo suggerisca! Cosa? Torna sulle scene? C'è un'altra soluzione! Jacob, il mio boa, presto! Tabarov, salverò io la dote di mio figlio! Grazie per tutti noi, signore! Grazie, cara! Lei ci salva il pane! Torna alle scene. Sentivo che c'era qualcosa di sospetto. Hai potuto scattare qualche foto? Nella posizione in cui ero messo è stato un po' difficile. Mio Dio, per arrivare a tanto ci devono essere dei motivi seri. Ha fatto fuori la vecchia! La troveremo a pezzi in una gabbiera! Bel colpo! Per me c'è uno scoop da fare. Io lo so sulla pista. Vedremo. Ma è diventato un convento qua. E dove sono le celle? Lassù? Già, solo che a quest'ora non ci sarà nessuno nelle stanze. Non direi. Credo che ci sia più gente in cassa di quanto tu possa pensare. Che significa? Ogni cosa al suo tempo. Una volta entrato nel sacrario, non ne uscirò senza il bottino. Imparerà il tuo padrone a non collaborare con la stampa. Oh. E vedrà che sono al palcoscenico. Sì. Bene, andiamo. Mio Dio, mi sento una Giuda. Sono una Giuda! Le vacche hanno chiuso a chiave! Scassinare, presto! Scassinare, sì, scassinare! E con che cosa? Ecco, con una forcina da capelli. Ci riesci? Non si apre. Ma mi lasci! Invece si apre! Sì, ma è un'altra porta! Mi lasci in pace! Non lo vede che sono sfinita? Una povera donna che ha bisogno di riposo. Appunto, le ho offerto il braccio. Io me ne infischio del suo braccio. Io voglio camminare in pace, lo capisce? Respirare in pace, senza che lei mi abbracci ogni 10 metri, stringendomi al petto e parlandomi del suo bebè. Si calmi, Camille. Lei si fa del male. Non mi chiami Camille. Io sono abituata ad andare a letto presto, capito? E per colpa sua sono ancora in piedi, a ore assurde. E se non posso fare un passo senza averla alle calcagna, preferisco stare in quella fornace, ma solo. Lei spezza un cuore di mamma. Oh, è fatto per questo il cuore di mamma. Solo perché due ragazzi si sono dati due bacetti sotto il sole d'Irlanda, si deve arrivare all'estrema conseguenza del matrimonio. È il tuo nuovo maschietto? Che cazzo ci fai tu qui, eh? Adesso mi dici che cazzo ci fai tu qui? La smetta di correre dietro mio marito, donnaccia! Lo sai, a inclinare il nostro rapporto, nonostante il suo denaro! Lo sai che lo fai bene lo stile borghese, papera? Papera! Non la picchio perché mi fa pena. Le auguro soltanto di trovare la felicità come l'ho trovata io! Carino il tuo nuovo arrivo, non di primo pelo, ma carino! Allora, cocco bello! Cocco bello! Stai mettendo le corna al bel giorno? Ma chi è questa demente? Attenta, capretta, ti si vede la banda! La pungenza per una signora di mondo! Devi farti depilare, Camille! Aiuto! Non chiami aiuto, ci sono qua io! Sorrida! Sorrida! La spazza tu! Mio mio! Un soldato in fondo! È una trappola! Mi vogliono ricattare! Vogliono sabotare la campagna elettorale di mio marito! Io sono una donna onesta! Io amo gli uomini e non c'è niente tra lei e me! Ma mi lasci una buona volta! So difendermi da sola! Signora, si calmi! Anch'io amo gli uomini! Noi siamo due vittime! Hai una faccia che mi ricorda qualcosa. Non ti ho già vista da Madame Arthur. Ma chi è Madame Arthur? Madame Arthur è una donna che ha fatto molto, molto parlare di sé. Ah, ora capisco! Siamo pericolosi per il potere, perciò cercavo di coprirci di fango. No, ma non dica niente, stia zitta, che è meglio. Tu mi ricordi sempre più qualcuno, Camilla. Ma lei non le ricorda per cazzo niente, ha capito? Non sei una donna. Si fa le pene alla William. Oh, fatemi sparire, chiudetemi in un baule. Le nostre idee vibrano, ma mio marito morirà purtroppo. Oh, le tue marchette te le scegli politicamente impegnate. Io mi ucciderò dopo sul suo corpo e nessuno ci impazzerà. Dio mio, mandami tu un aiuto. Funziona, funziona. Thank you.
guadagnare il pane di casa, mentre la vecchia socia in pensione corre dietro a nuovi maschi. Maschi? Quali maschi? Il signore là, con il vestito a fiori. Come vorrei fare una lunga cura del sole? Richiedere un po' di più, fai ciò per farmi famiglia e riprendo tutto. Ora d'assalto, il male va estirpato adesso. Sono scatenati, scassano tutto. Scendo io. Siamo circondati! E cosa facciamo?
facciamo? Cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare? E smettila di lamentarti ora! Una cosa è certa, così come sono non possono uscire. Beh, ci voglio sempre io a salvare le situazioni. Dunque, per affrontare il nemico, ecco quello che vi propongo. Se promettete di essere comprensivi con Muriel, allora... Dica, dica! Ah, ma bisognerà che siate molto comprensivi! Va bene, li sposeremo! Già che si amano, tutti si amano qui! Se lei entra, le presto volentieri uno dei miei vestiti! Io porto la taglia 40! Io! Sì, la taglia forte! Neanche uno dei miei potrebbe andargli meglio! E provali almeno, Edward, non abbiamo scampo! Camille! Provali! Qualcosa troveremo! Sì, avrei una pastorella Luigi 16 che è un incanto! No, dai un Luigi 16, è uno stile che non ti conviene! C'è la paetiana con la collana di fiori e il gonnellino! Oh, non ti metterai una collana di fiori alla tua età, spero! Ah, o il grande coltè di lettorio con spacco sulla coscia! Ma non è qualcosa di più semplice, tanto è solo per andarsene! Ci sono i vestiti del gran finale Charles! Sì, i costumi delle Lolli Sister! Oh, vedrà! Sarà adorabile là dentro! Io come Toby Sister. E provali, Edward, quante storie, non è il momento di essere cartesiano. È una linea a sacco, le dovrebbe andare. Credo che il giallo sia il colore da tutta la sua pelle. Che ne dici, Chopin? Oh, io Chopin. Ma c'è il celeste. Sì, proviamoci. Ah. Onorevole. Faccio da solo, so farlo anche da solo. Mi dia l'altro. Cosa? Non ti metterai in costume anche tu! E perché non dovrei mettermi in costume anch'io? No, già, è vero, qui ormai non sappiamo più che cosa facciamo. Non crederai di mollarmi qui, spero, anch'io sono presa di mira. E in fondo poi le Dolly Sister c'erano due, quindi... Qui bisogna fare una pezza! Ora ci facciamo anche le pezze! Ma meglio che senza! Per mio padre la sua faccia piede! E dei pantaloni che ne faccio? Pezzo in tolga! Farà più Dolly Sister, se ho santo pudore! Passatene uno anche a me, così potrò uscire inosservata anch'io. E che bisogno ne ha la cameriera? Perché la cameriera è più conosciuta dai fotografi che voi. Sì. Questa ragazza è un enigma. Ha un collar color carne da prestare. E portatele presto. Grazie, lei è la gentilezza personificata. Una chemisier per la ragazzina non la vede? No! Sì, diamo un vestito anche a lei. Tocca sentire. Ne dia uno a mia figlia. No, mamma, no. Muriel, fai quello che ti dico, quelli ti riconosceranno. George, non possiamo farli uscire da soli, dobbiamo ascoltarli. Anche noi dobbiamo fare un qua. Ha un paio di scarpe. Sì, ma non le presto, mi si sformano. Non le si può chiedere niente a lei, non posso uscire a piedi lunghi. Ha un paio di scarpe. Io lo faccio diverso, ma va bene lo stesso. Metto un nastro.
ma che strano! Mi spiace, ma è così dalla nascita! Oh no, farabutto! Camille, guarda come si fotografa! Ma non sono cieca, lo so che sono delle canali, ma se non provi passi, farai una figuraccia davanti a tutti! Benissimo, ragazzi! Sembra che non abbiate fatto altro per tutta la vita! Su, in scena per il gran finale! Oh, un trap! Un trap da debutto! Dio di merda! Merda! Avanti, signore! Mi sento così strano in questo vestito, sento che ballerò male! Avanti, signore! Che tu sia felice! Grazie, mamma! Avanti, signore! Io ti amo! No, lei sbaglia, signora! Queste donne, tutte queste donne, questo esercito di donne! Oh, è così eccitante! Era tanto tempo che non mi vestivo da donna. Oddio, che emozione! Povero amico mio, non hai niente della donna, nessuna grazia, nessuna sensibilità! Eppure ti confesserò, cara mia, è così vestito da donna che mi sento a mio agio. E mi domando se non ci resterò per sempre così vestito da donna. Ma tu sei una vera pazza! Vuoi che diventiamo la coppia di donne? Che ne direbbero i vicini? Voi innanzitutto siete venuti numerosi, spero vi siate divertiti.